aiuterà anche a capire con queste nuove piazze che davvero vogliono essere valorizzate. Ma sì, quello che abbiamo detto stiamo facendo, un'idea di città, superiamo le fratture, la separazione dal centro storico, un anello, un cuore interno che fa scoprire nuove piazze riminesi, poi dietro, intorno al centro storico, l'anello verde ciclabile da dove si può arrivare da tutte le frazioni, a tutti i quartieri. Qui scopriamo un pezzo di identità, riqualifichiamo l'offerta turistica lavorando sulla nostra matrice identitaria e culturale. Via Serpieri, via Bertola, via Sigismondo, che incontrano il teatro con il suo quartiere, 34 milioni, che si aprirà verso la Rocca, via le auto, poi piazza San Martino con dietro il municipio, il giardino che diventerà una ala esterna della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, poi via Piazzetta Zavagli, un luogo dove lo storico Oreste De Luca ci ha insegnato dove c'erano le prime locande, i primi luoghi dell'ospitalità riminese, nuova via Le Macchine e nuova Piazzetta, poi via Tonino e Piazza Dancale, gli archi. Nel vecchio Marocco si verrà su dal ciclabile dal faro e si entrerà nel museo attraverso Piazzetta Ducale che farà dialogare appunto il Porto Canale, il vecchio Porto Canale con il museo. Poi Angherà, Teatini, ancora Castelfidardo, Piazzetta San Francesco, per arrivare a Castelfidardo, il Mercato Coperto, via Guerrazzi, Michele Rosa e via Servieri. Quindi un anello che farà scoprire al posto delle auto i fiori, le botteghe, gli artigiani e i commercianti che potranno mettere all'esterno. Al posto delle auto, ancora una volta, i dehors, i bistrot e i caffè, un centro storico che diventa cuore della nostra identità, ci impossessiamo di nuove piazze e le offriamo ai turisti che vengono.